Ciao da hdblog.it, siamo allo stand Intel con il Toshiba Encore Mini. Questo è un tablet 7 pollici con Windows 8.1 di cui si è parlato soprattutto per il prezzo di vendita. Costa soltanto $119 negli Stati Uniti ed è il prezzo record per i tablet con Windows. Usa un processore Intel Baytrail, un Atom, probabilmente uno Z3735, ha 1 GB di RAM e 16 GB di spazio interno. 16 GB di spazio interno su Windows significa che vengono utilizzate gli ultimi metodi di installazione del sistema operativo Microsoft, quelli di cui si è parlato proprio durante l'inverno e che sono stati proprio promossi dalla stessa azienda. Ha una rotazione di porte insomma abbastanza minimale, comunque c'è l'HDMI, il lettore micro SD, che qui è fondamentale per espandere la memoria interna e come vedete nient'altro. Il display è un pannello TN che vi assicuro dal vivo non è proprio un granché, ha una risoluzione di 1024x768 pixel, anche questo è tutto abbastanza con pixel un po' elevati. Vi faccio vedere, se riuscite qua a vedere la risoluzione insomma del pannello non è proprio elevata, e anche gli angoli di visuale, ma insomma è un dispositivo molto economico, tutto sommato ben costruito perché non ha scricchioli o flessioni, è spesso 11 mm e pesa 350 grammi da quel che leggo qua nella scheda illustrativa. Adesso poi nell'articolo che abbineremo a questo video cercheremo di capire un po' quali potrebbero essere i campi di utilizzo. Windows in questo, in una diagonale da 7 pollici è davvero piccolo, non tanto per l'interfaccia modern che può essere anche un pochetto utilizzata, ma se poi passa a quella desktop vedete che diventa praticamente molto molto difficile andare a selezionare con le dita quelle che sono le cartelle, i menu e tutto il resto. Ci torneremo, ma insomma per adesso non è un prodotto diciamo che ci ha proprio entusiasmato. Brevemente andiamo dalla parte opposta dello stand Toshiba perché c'è un altro prodotto con Windows 8.1 molto molto interessante secondo noi, è un 11 pollici e si chiama Toshiba Satellite L10W. Eccolo qua, praticamente è l'implementazione Toshiba della linea Yoga di Lenovo, no? Dei modelli convertibili fino a 360 gradi, come vedete in questo caso, anzi non arriva a 360, si blocca un po' prima. In ogni modo convertibile in diverse modalità d'utilizzo, pesa 1,3 kg ed è buono per un 11 pollici, ha un pannello HD, processori Baytrail, anche qua Pentium o Celeron, 4 GB di RAM, Windows 8.1, il pannello è un TN, dal vivo non fa proprio un bel effetto, però tutto sommato è un dispositivo che mancava nella linea nell'offerta Toshiba, che viene proposto con 500 GB di spazio interno ad un prezzo che è abbastanza competitivo, ha una buona rotazione di porte, tutto sommato per chi ha bisogno di questo genere di flessibilità può essere una scelta da prendere in considerazione. Per chiudere vi ricordo di leggere e di approfondire i discorsi che abbiamo fatto in questo breve video nell'articolo che troverete presto online qua da IFA 2015-2014 su hdblog.it.